Buongiorno, io ogni volta che faccio un intervento mi rendo conto di essere ripetitivo, perché mi vedo costretto a mettere l'accento sulle contraddizioni di una società che ha perso il, come dire, il filo del discorso su se stessa. Facciamo un esempio, c'è questa archeologia artistica, archeologia in generale dei reperti antichi, no? Che viene fatta scrupolosamente, la ricerca richiede impegno, ci sono specialisti, credo bravissimi, che fanno sto lavoro, però poi ignoriamo totalmente gli insegnamenti che quella società ci ha dato, ci ha lasciato. Quindi c'è questo paradosso, salviamo l'aspetto materiale, pratico di una società, arriviamo a salvare per esempio i cocci di contenitori per cucina, eccetera, no? Cataloghiamo tutto, puliamo tutto, però non teniamo in minimo conto gli insegnamenti che quella società ci ha dato, considerandoli superati. Quindi questa mi pare una contraddizione. E la stessa cosa, temo, avvenga per esempio per molta parte della cultura, a cominciare per esempio dalla cultura che si pretende sociologica e politica, che noi ci troviamo di fronte a degli scritti che leggerli oggi sembra un'archeologia culturale, archeologia sociologica. Previsioni assolutamente sbagliate, e quelle che non sono sbagliate sono, per così dire, molto più gravi, perché danno l'imprinting di situazioni che noi oggi ci troviamo ad affrontare. Voglio leggere, tanto per avere qualche riferimento preciso, alcuni passaggi della società post-industriale di Turin, di cui abbiamo già parlato. Ecco, piccoli brani su cui, se facciamo in tempo, faremo una riflessione, altrimenti la lascio a voi. Quando per esempio si dice l'immagine mitica di una civiltà preindustriale armoniosa ed equilibrata. Nessuno immagina una società preindustriale armoniosa ed equilibrata, semplicemente più umana, con tutti i limiti e le inadeguatezze che derivavano da ragioni anche economiche, da ragioni di sviluppo tecnologico, ma sul piano umano era sicuramente migliore, erano rapporti molto più chiari, quindi tramitizzare, denigrare, forse c'è una via di mezzo. Andiamo avanti. L'iniziativa esiste al vertice della società, mentre strati illuminati, corrispondenti, limitativi, eccetera. Qui parla dell'educazione, del denaro. Non è più il denaro la distinzione tra le classi, ma questa è una sciocchezza immane. Oserei dire che è solo il denaro. Come per esempio la distinzione che fa Turin e i divertimenti tra i vari ceti, sono distinzioni che appartengono all'archeologia sociale. Perché in realtà i divertimenti sono purtroppo, i divertimenti di massa, cosiddetti, sono purtroppo omogenei e consistono sicuramente non in aspetti positivi. Alcol, droga, sesso, questi sono i punti che accomunano tutti gli strati sociali in forme diverse, possono in qualche misura, ma neanche poi troppo, cambiare i luoghi in cui questo avviene. Ma la sostanza dell'azione è la stessa, quindi sostiene cose che sono profondamente contro la realtà. E ancora, quando per esempio dice: questo rapido quadro mostra che almeno la comoda espressione cultura di massa non significa né l'uguaglianza dei consumi culturali né la formazione di un universo di divertimento indipendente dall'attività professionale. Invece è molto indipendente dall'attività professionale, sempre per una questione di denaro, non di professione. E quindi in pratica
la cosiddetta cultura di massa non è mai chiarito troppo bene cosa significhi in concreto questa espressione cultura di massa. Significa, a mio parere, significa semplicemente l'abbassamento esponenziale del livello culturale medio per adattarlo alla massa, non per ragioni di carattere politico, sociologico, umanitario, ma per ragioni esclusivamente di economia. Perché, per esempio, l'arte è diffusa, ma non è diffusa perché aumenta l'amore dell'arte, semplicemente perché è diventato uno strumento di propaganda politica e una fonte di reddito. E quindi c'è nella stessa valorizzazione di determinate forme, c'è già una devianza insita. Cioè questa strumentalizzazione non è che faccia bene all'arte e faccia bene alla cultura. Andiamo avanti. Dice cose veramente che sono fuori da ogni riferimento reale. Quando per esempio parla di valori morali, è un'espressione d'orgoglio prometeico, il delirio faustiano, queste reazioni sbarazzate dal loro contenuto ideologico, che qui ha poca importanza, hanno il merito di al pari di quella degli loro avversari più ottimisti, di insistere sul carattere amorale e asociale dei nuovi valori culturali. Questo è sicuramente vero. Senza questa constatazione non si può comprendere tutta l'importanza del problema. E questo è sicuramente vero. Questo è sicuramente vero. Infatti, se i metodi di diffusione della cultura sono massicci, l'esperienza culturale, il contatto con i beni culturali sono più individualizzati che in passato, poiché la massa dei partecipanti non è spesso sempre più che una massa astratta, quella degli spettatori del cinema, della televisione, isolati gli uni dagli altri, dai muri delle loro case, dall'oscurità delle sale. Ecco, questa è archeologia. Oggi il cinema ha una parte molto bassa nell'intrattenimento popolare. Quello che è molto più diffuso è intanto la cosiddetta movida, con un'espressione che ritengo orribile, ma comunque. E i consumi, internet, cioè la televisione conta poco, ognuno si crea la propria piccola parte di perversione e la mette in rete, quindi non c'è più la televisione, chiusi nelle case, i giovani si guardano bene da guardare la televisione, magari la guardano, gli aspetti più deteriori scelgono naturalmente, e qui si aprirebbe un capitolo che abbiamo già affrontato in altre occasioni, dei filmetti propagandistici pro femminismo e pro devianze che ci vengono da Sodoma da Hollywood Sodoma, e qui diventerebbe un altro discorso, quindi per il momento fermiamoci qui. Quando per esempio la tecnicità elimina ogni approccio normativo e la misura di questa tradizionalmente implica certo un codice di comportamento, ma questa è una pura ipotesi. Esiste il pericolo che concezioni puramente tecnica dell'arte, per esempio, dimentichi il senso dell'opera d'arte, ma questo pericolo è largamente compensato dal merito di rivoluzionario di questa astrazione, che lascia a ciascuno la libertà di impegnare la sua personalità nell'attività e nel contatto culturale. Ecco, mi pare un discorso tra l'irreale e il falso, perché in realtà la tecnicità dell'arte non ha nulla a che vedere con la maggiore inclusione o partecipazione sociale, è semplicemente una forma di semplificazione e di adulterazione del concetto stesso, l'abbiamo detto infinite volte, sul modo di fare arte, sull'epistemologia dell'arte, che viene totalmente trasformata, col risultato che è sotto i nostri occhi sempre, no? E ancora,
La tecnicità appare dunque come la condizione necessaria di una liberazione delle regole e delle leggi. La tecnica non esprime sentimenti, ma libera dalle convenzioni morali e sociali e stabilisce una relazione chiara tra i padri. Ecco, qui siamo a una realtà, cioè l'ansia di questa nostra cosiddetta contemporaneità è esattamente questa, di liberarci sempre di più dai condizionamenti, cioè diciamo che la liberazione è già avvenuta, perché condizionamenti morali non esistono più. Ma questo ha poi delle ricadute che noi conosciamo, cioè una sorta di spersonalizzazione. Non è che l'essere umano si valorizza attraverso questo uso del corpo, per esempio nella sessualità. E questo l'abbiamo detto infinite volte, come non si valorizza l'arte attraverso l'uso del corpo in happening e cose di questo genere. E questo purtroppo non viene percepito proprio per la cultura di massa, che è una sorta di spugna che assorbe tutto, non avendo le capacità critiche per filtrare quello che è assolutamente negativo ai fini propri e più in generale per la collettività. Basta vedere il livello della politica per capire come sia impossibile immaginare un qualcosa di diverso e di positivo. L'educazione è sempre meno definita come socializzazione, come apprendimento dei ruoli sociali. Da un lato l'apprendimento dei linguaggi, sospesa la personalità, questi sono orientati contraddittori. Al contrario, innanzitutto hanno in comune la capacità di superare l'organizzazione della gerarchia sociale, l'una verso l'alto attraverso modelli culturali, l'altra verso il basso per l'autonomia della personalità. Sicuramente verso il basso, verso l'alto no, perché aboliti i livelli culturali, cioè le gerarchie cosiddette, succedono cose incredibili, come noi vediamo nella scuola oggi, cioè maestre che restano incinte dagli alunni, delle cose indescrivibili, ne abbiamo già parlato, quindi non torniamoci su. Ecco, la gerarchia, non si tratta di gerarchia, si tratta semplicemente che ciascuno dovrebbe svolgere bene il proprio ruolo nel rispetto dell'altro, senza imposizioni gerarchiche e tantomeno con carattere di questo purtroppo non avviene. Perché non avviene? Perché in pratica non è più possibile assolutamente il tentare, per esempio, quando dice Turenne, la cui prassi è sempre meno diversa, come lo stesso livello sociale, le barriere tradizionali create dalle comunità comuniste. Noi vediamo le banlieue parigine a cui si riferisce Turenne, che sono terreno di scontro continuo. Quindi non ha funzionato assolutamente questo tentativo di inclusione, questo tentativo di creare delle situazioni di libertà. Perché se è un ragionamento che può apparire banale, scontato, reazionario, tutto quello che volete, ma se in 2000 anni di storia, di cultura, di filosofia si sono create certe forme, certe norme, certi rapporti sociali, una ragione ci sarà pure. E come dicevo prima, noi recuperiamo i cocci di un'antichità, ma ne ignoriamo completamente nella storia, ne ignoriamo e neghiamo assolutamente gli insegnamenti. E questo è il vero dramma di questa nostra società, che ha degli aspetti di presunzione massima, che non riesce a vedere la realtà di una situazione che vive immersa in astrazioni, come per esempio dimostra l'ampissimo uso di droghe, di stupefacenti, che sono il mezzo di evasione per eccellenza, e non c'è più questa capacità, questa fermezza, perché viene considerato una sorta di, 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 di,
Ecco, c'è quest'uso, specialmente in Italia, continuo, di espressioni che sono fuori tema e fuori tempo, tipo fascismo, no? Chiunque abbia, qualunque politico, qualunque intellettuale, appena appena accenni al rispetto delle regole, viene immediatamente etichettato come fascista, come sovranista, cioè c'è tutta una serie di neologismi offensivi che la neocultura, diciamo così, ha creato, ma in realtà poi i problemi nella sostanza non vengono mai affrontati. Problemi della cultura di fondo che partono dalla scuola e arrivano al problema dell'immigrazione, arrivano al problema della civiltà vissuta nel rispetto delle cose pubbliche e delle persone. Questo non c'è più e su questo punto non ci si ferma, si parla d'altro, ci sofferma sui singoli casi, l'abbiamo detto molte volte, e in fondo questo deterioramento deriva anche da questa sociologia archeologica che pretendeva di dare delle indicazioni e in effetti indicava la strada sbagliata. Ecco, mi fermo qui. Lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.